Grazie Presidente, io intervengo in merito alla situazione del Parco Lambro, essendomi recato domenica a fare una perlustrazione, come direbbe la consigliera Merlo, o un sopralluogo, come direi io, comunque la cosa non cambia, un ampio e approfondito sopralluogo per vedere se effettivamente il Comune aveva già dato seguito al documento approvato dal PD, da Forza Italia e dalla lista Parisi, che chiedeva il presidio di tutti gli accessi al Parco Lambro, da parte di pattuglie e di vigili. Mi sono recato per vedere se magari fosse stato io a sbagliarmi a pensare che il Comune non avesse 30-40 vigili su 3 turni da destinare solo al Parco Lambro con tutti gli altri parchi esistenti in città. E ho riscontrato che il presidio era costituito da 2 auto della Polizia Locale, con 2 vigili ciascuna, quindi con 4 vigili che non presidiano gli ingressi ma girano all'interno del parco. Tra l'altro, all'interno del parco, già da via Pusiano, i falò, i barbecue, fatti anche da gruppi di italiani, non solo di sudamericani o come voi avete chiamato un po' impropriamente nella vostra prima edizione del documento Latinos. Esercitano le funzioni, questa diciamo usanze abusive, anche nei prati adiacenti al parco, praticamente a pochi metri di distanza dalle casette, quelle che affacciano poi sugli Arizzoli e poi guardano anche all'interno del parco. All'interno del parco, tra i campi da gioco di calcio, esiste un vero e proprio mercato dell'abusivismo, dove i vigili non intervengono e dove si vende di tutto, dal cibo alle bevande ovviamente, al vestiario, agli articoli di moda, agli occhiali, e ci sono anche servizi lo dico alle consigliere se fossero interessate, servizi per di manicure, eventualmente da compiere lì o per prendere prenotazioni per farle altrove. Ci sono bombole del gas che vengono utilizzate sul posto senza che sia fatto nulla per impedirlo. Sarebbe il caso che il comune, a parte ovviamente pensare a quella pagliacciata della delibera che avete fatto insieme, dove tra l'altro come manovra dissuasiva per questi comportamenti illeciti avete inserito anche i bidoni per la raccolta differenziata, come elemento di grande cambiamento per questa situazione. Ecco, io inviterei il comune a farsi sentire, a coinvolgere magari anche i vigili del fuoco, perché è loro la competenza riguardo al discorso delle bombole a gas. Ecco, volevo appunto rendervi edotti di quanto seriamente il Comune abbia inteso adottare la vostra delibera.